Con il crapino che spunta qua, ciao a tutti ragazzi, adesso vi facciamo vedere questo che è il riscaldatore a gasolio che andremo a mettere su Argo. Eccolo qua, allora, questo è il riscaldatore da 5 kW della Vevor. Fra l'altro non sembra neanche male, eh? Me lo immaginavo più piccolino. Noi volevamo prendere quello con l'applicazione Bluetooth, ma purtroppo erano finiti. Dovevamo aspettare, se no che ritornavano disponibili. E quindi abbiamo preso questa versione qui con il display LCD e il telecomando, che comunque fa comodo perché il telecomando, quando sei a letto, se ti tieni lì il telecomandino, non ti devi alzare di notte per accenderlo, per spegnerlo. On off più o meno. Esatto. E quindi il telecomandino fa comodo. Dentro qui ci sono tutti i componenti di questo riscaldatore. Questa tanicozza da 10 litri, che non pensavo fosse così grossa, io pensavo fosse da 5, che comunque noi, bella grande, che comunque noi non useremo, perché noi andremo a pescare direttamente dal serbatoio il diesel, quindi quella non ci servirà. E qua dentro ci sono tutti i vari tubi, marmitta, il tubo del pescaggio, i vari tubi. Ci sono dentro quante bocchette? Una T, una, due. Questa è la pompa, che è molto importante perché spero che sia il più silenziosa possibile, ma lo scopriremo solo vivendo e poi ve lo diremo. E vabbè, tutti i suoi attacchi. Questo qui è il suo cablaggio che va alla batteria e il suo attacco qua. Quindi la sua bella marmitta, sperando che anche questa sia silenziosa, e la piastra, vabbè, per l'installazione. Ok, detto questo, vi ricordate che noi vi abbiamo parlato dalla fiera di Parma? Mettiamolo giù perché sennò continua a tintinnare. Alla fiera di Parma noi avevamo parlato di Webasto, Truma, volevamo metterla a Truma, la D6000, D4. Insomma, perché siamo arrivati a questa conclusione? Come in tanti ci hanno detto, comunque, che ci sono cose più economiche. Perché il nostro scopo è quello di arrivare ad essere gas free, e a conti fatti la Truma, Combi. esatto, era l'opzione migliore per fare acqua e riscaldamento. Il problema è che sia per gli spazi dovevamo purtroppo metterla, l'unico posto disponibile era il gavone sotto il letto, quindi uno, non mi piaceva averla sotto la testa, cioè sotto il letto. Due, abbiamo anche il climatizzatore sotto il letto, quindi non avremmo più avuto gavone. Quindi la parte logistica che ci ha fatto un po' pensare così, e in più il costo, cioè montare una Truma combi come dovevamo fare noi, quindi modificando anche tutti gli impianti, l'acqua e tutto, cioè era un costo sopra i 4.000, e avremmo risolto solo in parte, perché ci mancava comunque ancora i fornelli. Vabbè, Le frigorifero. il frigorifero però sì, è una cosa a parte che faremo dopo, i fornelli. Quindi abbiamo ragionato in questo modo: dobbiamo limare un po' di costi, perché se no andavamo veramente troppo in alto con i costi. E sinceramente, se hai un mezzo da 60.000 euro che ha 5 anni, ne vale anche la pena fare una determinata impiantistica su un mezzo così, che praticamente noi stiamo facendo dei lavori che in un certo modo avrebbero superato il costo di Argo quando l'avevamo Qualcuno preso. ce l'ha scritto, Esatto, infatti. Ringraziamo e avete ragione, vero? in tanti ci hanno scritto: vi conviene fare tutti quei lavori? Allora, sì, per noi ci conviene, perché Argo ci piace, vogliamo tenerlo. Con i prezzi assurdi che ci sono dei mezzi adesso, vogliamo fargli una bella impiantistica, essere gas free e tenercelo ancora per parecchi anni. Quindi, fino a un certo limite di spesa, ne vale ancora la pena. Da quando siamo partiti,
Quindi con un pannellino sfigatissimo quando abbiamo preso Argo, che era ancora super gasato senza nulla. Da quando siamo partiti là a quando chiuderemo il discorso gas free, quindi anche col frigo e tutto il resto, ci aggiriamo intorno ai 10.000 euro di spesa, calcolando impianti e manodopera degli installatori, perché gli installatori non lavorano gratis. Cioè, non pensate che tutto sia sponsorizzato, sì, qualcosa c'è, però non pensate che tutto sia sponsorizzato e la gente lavori gratis per noi. Quindi, cioè, noi alle spese ci andiamo incontro. Però restare su una cifra del genere, che già è una cifra importante, andava bene. Se avessimo adottato le soluzioni che dicevamo prima, quindi con la Truma Combi, eccetera, eccetera, sarebbe lievitato fino a 15, 16, 17. Quindi era decisamente troppo lì. Niente, detto questo, tutti questi lavori li vedete nel prossimo video. Nel prossimo video vi faremo vedere tutto quello che andremo a fare, perché andremo a fare un lavoro veramente importante che ci farà fare l'80% del passo che dobbiamo fare, cioè arrivare al gas free. Faremo il boiler, la stufa e i fornelli via tutti in un colpo. E potenzieremo l'impianto di Argo. E comunque niente, adesso capite il perché di questa scelta più economica. Fondamentalmente avremmo potuto mettere anche l'8 kW, perché alla fine il prezzo è quasi identico, cambiano 5-6 euro di differenza, non tra 8 e 5 kW. Il problema è che pensavamo proprio che l'8 kW fosse veramente tanto per questo mezzo. Cioè, noi siamo abbastanza piccolini, un po' di più di un furgonato, quindi tutti ci hanno consigliato il 5 kW e ci siamo fidati. Quindi nella vita futura vedrete come va. Esatto, vi faremo sapere se ci abbiamo azzeccato nella scelta, se abbiamo toppato e ci sarà qualcosa che non va. Vedremo, vi faremo sapere. Ok? Ciao a tutti ragazzi. L'installazione. Sì. Praticamente qui è dove è stato installato, poi ci andrà dietro anche il boiler, ha la sua bocchetta in bagno e la sua bocchetta qui sotto dove avevamo prima la stufa. Quindi ha due bocchette. Una che esce qui nella cellula e una che esce nel bagno. Poi qui davanti verrà fatta un'antina che chiuderà tutto. Praticamente avremo riscaldatore a gasolio e boiler tutti insieme nello stesso posto. Qui avete visto come è stato installato e stasera vedremo come funziona. Eccoci qua, abbiamo fatto un salto temporale di una decina di giorni, perché volevamo chiudere questo video avendo un minimo di prova, diciamo. E niente, come ti sembra? Conclusioni di questi 10 giorni di utilizzo? Allora, è stato installato dove l'avete già visto, ok? Quindi è stato installato lì e abbiamo iniziato a utilizzarlo in questi 10 giorni. Siamo a novembre, quindi fuori temperatura esterna siamo ancora caldini, sui 10 gradi, 8 di notte magari. No, allora, c'è da dire che abbiamo iniziato ad utilizzarlo quando c'erano le minime sui 15 gradi, 16 gradi, e di notte lo accendavamo tempo un quarto d'ora, proprio sì, uno sputo, subito. Si scaldava tantissimo, quindi le temperature probabilmente erano troppo alte anche per utilizzarlo. E cosa succedeva? Lo spegnevamo e finiva lì. Quindi siamo stati un po' scomodi in quel senso. Adesso che le temperature si sono un po' abbassate, e invece iniziamo a trovare un po' un equilibrio. Sì, cioè senso. Scomodi, nel senso è potente. Quindi se la temperatura è un po' alta, cioè tu accendi e dopo 5 minuti lo devi spegnere. Sì, perché anche tenendolo al minimo comunque continua a salire la temperatura. Anche al minimo continua a salire. In quel senso è scomodi. Invece adesso che le temperature si sono abbassate, sono intorno ai 10 gradi, il minimo della temperatura inizia a essere la temperatura giusta. Soprattutto per Gabriele, che ama la... Infatti vedete che io sono in maglietta e... Adesso l'accendiamo, vediamo. Non avevamo ancora messo il display è stato messo lì da parte del microonde. E
secondo me è un po' troppo in alto, era meglio metterlo a metà, perché lì in alto legge la temperatura, ovviamente il camper in basso fa freddo e in alto fa caldo, perché è così, poi davanti fa freddo e dietro fa caldo, perché il vetro manda, quindi legge un po' una temperatura che è sempre, secondo me, un po' più alta di quello che percepisci. Che percepiscono i piedi. Ecco, allora, però il costo costa veramente poco, è potente, telecomando, è comodo perché puoi usarlo a letto, è potente, cioè funziona bene, nel senso che noi lo stiamo usando al minimo, non siamo ancora nelle temperature invernali, però freschino, e praticamente arrivi al punto che comunque lo devi spegnere perché anche al minimo ti manda su troppo la temperatura. Fa il suo lavoro. Il tipo poi, di caldo è un tipo, caldo più piacevole, sì, rispetto a quello della stufa. È vero. Seccava il naso invece così. Consuma poco perché non abbiamo fatto un calcolo preciso, però lo stiamo usando da 10 giorni. Ogni volta che accendiamo per controllare il diesel sembra che non sia andato giù niente. E quindi, anche a livello di consumo energetico consuma un po' all'inizio, sì, e alla fine. Sì, ha un picco di 8-9 ampere quando si accende, ma poi c'è il consumo di una lampadina. Quindi consuma poco. E contro per me. Alcuni sono per tutti e due, altri solo per me. Sì. Allora, contro... all'accensione purtroppo si sente un po' l'odore del diesel. Quello vale per tutte e due, un contro. Poi svanisce, nel senso non è che rimane nell'abitacolo, non è persistente, però all'accensione quei 10 minuti dà fastidio. No, perché... non 10 minuti. Sì, per me sì, a me dà fastidio. Però vabbè. Poi altri contro... sento un po' la mancanza della canalizzazione, io perché qua ho sempre i piedi freddi, lui scalda molto, ma essendo che il camper si scalda velocemente dietro e pochissimo davanti, prima che la temperatura diventi omogenea passa un po' di tempo, ci riesce, però ci mette un po' più di tempo, quindi vabbè, sento un po' la mancanza della canalizzazione. La pompa fa casino. Per questo, me fa veramente casino. Io questo non vale solo per Gabriele, invece a me non dà particolarmente fastidio. Si sente solamente al mio posto sulla dinette di dietro. Io lo sento tantissimo. Perché è un rumore basso. E quindi, ma adesso provvederemo subito. Ho già trovato la pompetta silenziosa. Appena torniamo a casa, perché adesso siamo in viaggio, e la compro subito su Amazon e me la cambio e metto quella silenziosa, perché... sicuramente è da fare. La marmitta secondo me troveremo qualcuno che ci romperà le scatole, sì, però si sente. Cioè rispetto a fuori si sente, rispetto a, perché dentro diciamo che bene o male è uguale, la truma aveva la ventola che faceva rumore, sì, questa ha rumore che fa rumore, ma all'esterno con la truma non si sentiva niente, e invece questo, lo scarico del marmittino, purtroppo si sente. Adesso toglieremo il rumore della pompetta, ma vedremo se troveremo qualcuno che ci romperà le scatole o meno. E basta. E il bagno? Vabbè, il bagno è una cosa incredibile. Noi abbiamo messo una bocchetta di qua, una in bagno, e dopo 30 secondi in bagno muori. Infatti appena torniamo compreremo anche lì la bocchetta richiudibile. E così la teniamo praticamente quasi sempre chiusa, perché lì basta un minuto e tu il bagno Africa, non ci stai dentro, che comunque fa piacere, perché d'inverno se fai freddo in due secondi ti fai una bella doccia calda, però deve essere un po' controllabile la cosa, così esatto. Non, quindi metteremo con la bocchetta lì. E siamo contenti. Basta. Comunque sì. Nel complesso va bene, siamo contenti, ci sono alcune cose da sistemare, però fa un bel calore, il tipo di calore è più piacevole rispetto a quello del gas della truma, e quindi bene, siamo soddisfatti. Vi lasciamo in descrizione se per caso dovesse acquistare il riscaldatore, intanto un codice sconto
ma vi lasciamo anche in descrizione magari un link di Amazon con la pompetta silenziata, così se volete cambiarla ce l'avete già lì, andate a vedere. Va bene, dai, alla prossima avventura su Argo, per sempre per questo più. Video è tutto, e il prossimo video vedrete tutti, il progresso tutti i elettronico lavori, esatto, nel prossimo video vedrete tutti gli altri lavori che stiamo facendo su Argo, o meglio che abbiamo già fatto su Argo, ma voi lo vedete domenica prossima. Ciao a tutti, al prossimo video. Dai, vai accendi che in maglietta incomincio ad avere freddo, segna 27 gradi adesso. Va bene, ciao, al prossimo video.